Blue Skies, nuovo singolo per Jamiroquai su Radio Yes, la radio della città di Roma, l'utile e il dilettevole. Ancora buonasera, Tiziana Rocca. Ciao Paolo. Tiziana, eccoci. Eccoci, allora, tra poco avremo un ospite che così ci in qualche modo, no, dirà se anche lei è d'accordo su questo fatto di prendere questi enzimi. Ma però sì, prendiamoli. Abbiamo scoperto che la cosa migliore è mangiare poco, come vedi. Eh sì. Mangiare poco dice che, non so, c'è un processo dei radicali liberi che in qualche modo non bruciano le cellule, cioè, ho letto tutta una cosa difficilissima, che poi sono anche delle cose che sono scritte in un libro del dottor Perricone, che sono quali i 10 alimenti che non devono mancare, solo che anche le alghe blu, se alghe blu mo me le devo procurare, non ma le ho mai stanno? Mangiate. Io ho sentito delle mozzarelle blu che tra l'altro era una cosa brutta, queste alghe mi sono nuove. Queste sono le alghe blu, sembra che facciano bene, quindi mo tutta la ricerca delle alghe blu, tesoro. Ma proviamo, chissà dove si trova, non lo so, indagherò, cercherò di fare il viso. Ecco, ma abbiamo già anche il nostro ospite, posso presentarlo? Sì, sì. Allora, Sannicca Deo, benvenuta. Buonasera, buonasera, come ciao. State? È bello di sentirvi. Allora, è molto bene, tu come? Sì, tutto bene, tutto bene. Allora, tu insomma sai che capisci che questa scoperta potrebbe rivoluzionare veramente, insomma. Cioè, tu capisci, ma non è, il dottor Perricone non è quello che, diciamo, ha inventato anche delle creme particolari? No. Beh, guarda, ti dico che questo è un enzima che stanno studiando da tanti anni. Sembra che effettivamente, insomma, questi effetti di in modo non far invecchiare le cellule, da rallentare, ecco, rallentare. Sì, diciamo, in alcuni casi bisognerebbe fare invece velocizzare un attimino il cervello, come si fa? Quello non ha hai ragione, rallentare le cellule e velocizzare il cervello, hai ragione. Questa è un'ottima equazione. Però va bene, quello ancora sarà più difficile, va bene. E sembra che comunque dobbiamo mangiare poco, insomma il segreto è mangiare poco e mangiare alimenti obbligatori che non devono mai mancare sulla tavola, tra cui queste alghe blu. Che adesso le alghe io dovrò blu, oddio, cercare, oddio, perché ti giuro non le conosco. Se io sai che ho fatto per 2 anni una trasmissione legata al cibo e ai sapori col ministro delle politiche agricole, tutti i chef in questo momento secondo me stanno rizzando. Con la pelle accaponata proprio. Cappello, praticamente. Poi c'è anche un frutto magico, si chiama acai, è un frutto che arriva dal Brasile ed è un contatto di antiossidanti. Quindi bisogna mangiare acai, anche di qualche tempo fa, ecco. Non lo so, dici che questo acai non l'ho mai mangiato, ma domani lo cercherò subito. Guarda, io so una cosa, qualche tempo fa, siccome andava di moda, questa papaya va tuttora di moda, la papaya l'ho filizzata. Buona! Quindi a un certo punto, io l'ho sempre amata come frutto, io sono andata in farmacia, dico vabbè fatemi, arriva l'inverno, sono un'allergica, magari ecco, è un antiossidante, magari mi fa bene, insomma. Ho comprato queste bustine un prezzo tipo 70 euro, no, è un po' troppo però. Allora sicuramente farà un effetto. Il farmacista si vergognava perché insomma era quasi, diciamo, si sentiva in vergogna perché diceva forse il prezzo è un po' eccessivo forse. Ma che cos'era? La papaya? La papaya l'ho utilizzata, che va di gran moda adesso, almeno per un periodo dato di gran moda, perché veniva usata dal Papa anche, insomma, e pare che abbia effettivamente degli scontri sulla malattia dell'Alzheimer, però. Poi guarda, io uso quella disidratata che costa molto meno, ora non avrà gli stessi effetti immagino, però come prezzo puoi comprare un po' di più con 80 euro, ecco. Esatto, no, perché che è anche buona. Quindi, poi, insomma. Ah sì? Sì, molto, molto, molto buona. Non lo so, io già sono, dico, per quanto riguarda le mie piccole esperienze, io già devo adottare una dieta ristretta per la celiachia, quindi insomma, è già quando vado in giro comunque sono costretta a piccole rinunce, perché nei ristoranti, no, non tutti i ristoranti sono attrezzati, devo stare molto attenta, quindi è un lavoro troppo impegnativo, no, le alghe, no, poi uno sì, no, tutti no, questi cibi ricercati. Ma visto che hai detto questa cosa della celiachia, sì, ci stiamo attrezzando meglio ultimamente? Un pochino, però ahimè io ho notato che i ristoranti di livello molto alto sono un po' più attrezzati, perché forse magari pensano di fare un servizio alla clientela, eccetera, eccetera. Quelli medio-bassi, quindi no, io parlo di trattorie, pizzerie, eccetera, eccetera, o sono strettamente legate all'associazione,
e quindi le vai a ricercare su internet, tutto questo, altrimenti insomma il rischio è molto alto, perché purtroppo sai che la celiachia bisogna stare attenti anche in cucina, lo so, la contaminazione. Ho parlato varie volte, se una pentola, che ne so, sta facendo qualcosa da dentro, è molto pericoloso. Esatto. Ecco, no, per esempio il glutine, no? È da molti considerato un alimento nocivo per le diete, per esempio, a prescindere dall'allergia. Molti fanno una dieta perché comunque il glutine contiene un enzima un po' pesante, no? Per digerire. E quindi quando vuoi fare una dieta, la dieta diciamo se digerisci meglio, probabilmente anche l'organismo funziona meglio. Eh già, e poi bisogna tenere un po' il metabolismo alto in modo che si bruciano calorie, tenendo basso il numero di calorie, perlomeno stando a quello che dice questa ricerca, pare che aumenti l'enzima e di conseguenza si riesca ad avere una vita più lunga e si riesca ad essere giovani più a lungo. Poi... Ah, ecco, certo, poi a un certo punto bisognerebbe eliminare un po' di smog. Esatto, no, guarda, tra le cose c'è il fumo che è assolutamente deleterio. Proprio, ecco, il lifting. Su quello ci possiamo lavorare, però sul resto diventa un po' difficile. E insomma, poi prendere troppo sole non va bene, cibo fritto non va bene, lo stress nemmeno, perché tutte queste cose producono un eccesso di radicali liberi, quindi al giorno d'oggi diventa un po' difficile star dietro a tutte queste cose. Esatto. Devi far andare in giro col decalogo. Esatto. Sì, esatto. Poi al momento opportuno uno tira fuori il librettino e dice aspetta un attimo che mi sto aspettando. Aspetta, questo lo posso fare? Lo posso mangiare? Ma sarà forse meglio allora vivere un po' di meno? Ma no, lo so, un po' di buonsenso. Se uno mangia si strafoga una sera, magari la settimana sta più tranquillo, voglio dire il buonsenso, dai. Buonsenso, tanto buonsenso e poi, insomma, cercare, secondo me, dico, la mia amica Carolalte mangia tutto crudo, lo sai? Cioè lei dice che i cibi cotti fanno male, una dottoressa che ha dato una dieta. Quindi lei non mangia nessun cibo cotto. Lei ha tutto effettivamente crudo. Quella del crudo, effettivamente al di là di quello che poi possono essere i batteri, però anche lì l'organismo si avvita di eventuali batteri che si possono ritrovare nei cibi crudi. Effettivamente con la cottura, questo è abbastanza risaputo da anni, insomma, che con la cottura i cibi perdono moltissime delle loro proprietà. Io sono una, per esempio, fautrice assolutamente del cibo crudo. Non lo mangio sempre, però ecco, mi piace molto il pesce crudo, mi piace molto la verdura cruda, quindi su questo... Sì, certo, lei mangia tutto crudo, proprio una crudista, infatti tipo a Los Angeles parlava di contrabbando la ricotta, perché lì non si trova la ricotta fresca, è una cosa, capito, siccome non è come da noi, lì deve arrivare tutto sotto vuoto, tutto... Capito, certo, certo. E quindi lei la comprava la ricotta come se fosse una cosa chissà preziosissima, da qualcuno che diciamo che non è che proprio la ricotta si può vendere scusa, capito? L'organismo si abitua, l'organismo ti sgrida, perché voglio dire, io per esempio che sono una che beve praticamente nulla, se una sera magari bevo un po' di bollicino, un po' di vino, un po' più del solito, l'organismo il giorno dopo mi sgrida, quindi e che ti dice? Non si fa, Fanny, non si fa. Allora per almeno 15 giorni tranquilla. È vero, bisogna sapersi moderare in questo, essere abbastanza equilibrati. Esatto, poi l'acqua, secondo me, ecco, quello è vero. Gli uomini ci prendono in giro, dicono che le donne giriamo sempre con la bottiglietta dell'acqua. L'acqua, secondo me, bere molta acqua è un semplice rimedio, però aiuta moltissimo la pelle, voglio dire, fa veramente molto molto bene. Grazie Fanny Cadeo di essere sempre carina con noi, grazie Fanny Cadeo per questa radio IES, a prestissimo. Grazie. Ciao, Fanny. Grazie per i preziosi consigli. Preziosissimi. Insomma, fa sempre piacere però sapere come la pensano i nostri ospiti, quindi ancora grazie, buona serata. Buona serata, ciao. Ciao, intanto... Ok, perfetto. Intanto andiamo avanti. Dicevo, prima vi ricordo il numero per gli SMS, il 342 41 51 406, se volete farci sapere qual è il vostro elisir di lunga vita, di eterna giovinezza. Lei è una che si mantiene abbastanza. Kylie!